Adesso passiamo a quest'altra asta e lasciamo l'apparecchio di prima che ha due limiti importanti. Il limite più importante è che il fulcro era per forza il baricentro, in quanto l'asta può essere vincolata soltanto nel centro. Invece, con quest'altro apparecchio, l'asta può essere vincolata, ora l'abbiamo vincolata nel baricentro, ma può essere vincolata in uno qualsiasi di questi 10 buchetti a sinistra o a destra. L'altro limite importante che ha questo apparecchio è che il fulcro, il vincolo, fa una forza che si chiama forza vincolare. Del resto si capisce che fa questa forza perché se non ci fosse una forza esercitata dal fulcro, questi pesi che tirano tutti verso il basso farebbero cadere giù l'asta. Infatti, se si rompesse questo chiodo, il fulcro, tutto il sistema, il corpo rigido cadrebbe giù. Quindi si capisce che il fulcro fa una forza, in questo caso verso l'alto. Però qual è il limite di questo apparecchio? Il secondo limite è che non permette di mettere un dinamometro qui nel fulcro per misurare questa forza vincolare, che appunto in questo caso è in alto. Invece, con quest'altro apparecchio, noi possiamo anche misurare la forza vincolare togliendo l'asta in questo modo e invece di bloccarla con il chiodo, diciamo così, ci mettiamo un dinamometro che la tiene qua e quindi possiamo anche misurare la forza vincolare.